giornata mondiale del rifugiato, Ivrea un calcio per l'integrazione, perché un conto è l'accoglienza e un conto è l'integrazione. Ivrea ha sempre fatto per l'integrazione parecchio. Certo, ma sì, noi è da 12 o 13 anni che gestiamo il progetto SPRARE, che è questo progetto di accoglienza di richiedenti, di rifugiati e richiedenti asilo. È un progetto finalizzato appunto non solo all'accoglienza, ma in particolare all'integrazione. Questo progetto negli anni si è rafforzato, oggi sono 29 le persone presenti in Ivrea all'interno del progetto SPRARE. Come voi sapete, però, ultimamente questi numeri sono cresciuti, perché accanto allo SPRARE ci sono poi forme di accoglienza più, diciamo, emergenziali, per cui oggi sono almeno 80 persone presenti sul territorio cittadino, comprendenti quelle dello SPRAR, ma diciamo ce ne sono molte di più. E in realtà, diciamo, il tema dell'accoglienza sta diventando un tema più problematico che in passato, insomma, perché i numeri sono numeri importanti e non è semplice da gestire questo flusso, per cui integrazione sì, ma preoccupiamoci anche dell'accoglienza, perché mi pare che si comincia a mettere in discussione anche questo, come dire, principio fondamentale. Essere partiti 12 anni fa qualcosa vuol dire, perché Ivrea oggi reagisce in modo diverso anche all'emergenza rispetto a città dove ci sono proteste, dove è vista come un po' un'imposizione questa accoglienza. Ma sicuramente ci dà modo di gestirlo con più tranquillità, insomma, nel senso che poi in tutti questi anni si sono individuate modalità di gestione abbastanza consolidate, abbastanza, diciamo, che consentono appunto di non far emergere questo come un problema. Dopodiché i numeri sono numeri importanti e quindi qualche momento, come posso dire, la situazione è più tesa rispetto agli anni passati, ma sicuramente in una condizione di una tranquillità e anche di un atteggiamento della città molto più favorevole, perché ovviamente, come dire, anche la città in questi anni si è abituata a questa presenza e la vive come un fatto relativamente normale e naturale, insomma. Accoglienza, integrazione, temi che Ivrea affronta da anni ormai. Sì, li stiamo affrontando nella quotidianità, senza grandi parole, ma aiutando quelle realtà che sviluppano l'integrazione, sviluppano il riconoscimento di queste persone e dei problemi di queste persone. Il torneo di calcio è proprio una di queste occasioni per stare insieme e per con lo sport dimostrare questa vicinanza che ci accomuna come tutti i popoli. Anche perché la lingua ci divide, la religione, il calcio invece? Il calcio ci unisce, il calcio in questi giorni è stato anche occasione di scandali, qui invece c'è il calcio tranquillo, il calcio che diventa uno sport, che è un momento per stare insieme, assolutamente sì.